La via d'Azeglio, nei pressi della piazza di Pacioeco, era chiusa da 6 anni a causa di un immobile pericolante. Non appena insediata, la nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scarcella, si è messa al lavoro per riaprire l'arteria viaria, avviando un confronto con i proprietari dell'edificio che hanno quindi avviato i lavori per la messa in sicurezza. La vicenda è stata seguita, oltre che dal primo cittadino, dall'assessore ai lavori pubblici Matteo Angileri. Si è così arrivata alla riapertura della strada con la rimozione delle transenne. Per l'occasione, sindaco ed assessori questa mattina si sono dati appuntamento in via d'Azeglio per una breve cerimonia di riapertura. Devo dire che la mancata fruibilità di questa arteria stradale è molto importante. Fosse qualcosa di sconcertante a mio avviso, dico 6 anni e 6 lunghissimi anni è qualcosa di infinito, dico per fortuna noi siamo riusciti a porre rimedio a questa situazione che si protraeva da tutto questo tempo e non è che è stato difficile, è stata necessaria un'attività amministrativa di concerto anche con i proprietari per eliminare le pericolosità di un potenziale crollo di un edificio in modo tale che ciò non accadesse. La pubblica incolumità sicuramente è un valore, però anche la fruibilità della strada credo che sia qualcosa di importante. L'amministrazione ha ritenuto opportuno dialogare con i proprietari per arrivare a un'intesa che potesse portare a breve termine, ci siamo riusciti per fortuna, all'apertura della strada. In che maniera? Abbiamo chiesto e ottenuto che loro mettessero in sicurezza la struttura, dopodiché hanno provveduto a rilasciare un loro tecnico il certificato di idoneità statica e quindi alla luce di questo oggi abbiamo provveduto ad aprire la strada e renderla nuovamente fruibile. Riaperta la strada, adesso si punta sul recupero del mercato che si trova proprio in via d'Azeglio, come fatto sapere dal primo cittadino. Noi riteniamo di essere impegnati H24 nella soluzione dei problemi che attanagliano la nostra comunità pacecota. La chiusura da troppo tempo, credo che risale a circa 20 anni, della pescheria è qualcosa che deve essere eliminato. Noi stiamo pensando ad una fruizione anche in termini di destinazione d'uso che potrebbe essere anche diversa, ma comunque qualcosa che deve essere utilizzato.